Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Carissimi amici di Lacrime d'Amore TV, buon anno. Celebriamo oggi la prima domenica del nuovo anno del 2024 e in questa prima domenica del nuovo anno la Chiesa ci invita a celebrare la festa del battesimo di Gesù. È la festa che conclude il tempo del Natale. E sembra bello che proprio come prima domenica siamo chiamati a fare memoria del battesimo di Gesù, perché facendo memoria del battesimo di Gesù, siamo chiamati a fare memoria anche del nostro battesimo. Quasi può essere un invito a vivere quest'anno nella luce di ciò che abbiamo ricevuto nella grazia. Il dono del battesimo ci ricorda chi siamo, qual è il nostro agire nel mondo. Noi siamo cristiani, siamo di Cristo e nel correre del tempo, degli anni, spesso lo dimentichiamo. Oggi ci capita spesso di perdere la memoria del battesimo. E perdendo la memoria del battesimo perdiamo anche la memoria degli altri sacramenti, soprattutto dell'Eucaristia e della riconciliazione. Allora bisogna riscoprire il proprio battesimo, già cominciando da una cosa molto semplice. Sapendo la data del nostro battesimo e festeggiandola, non con inviti o con mangiate o con feste, ma festeggiandola nella preghiera. È quel giorno importante della nostra vita in cui il Signore, senza nostro merito, ci ha unite a Lui. Il giorno del nostro battesimo è il giorno in cui, come nel battesimo di Gesù, il Signore ci ha detto che siamo amati, che siamo il suo compiacimento, cioè siamo la sua gioia. Allora, riscoprire il proprio battesimo, riscoprire di essere la gioia di qualcuno. E questo qualcuno non è un qualcuno qualsiasi, è il nostro Dio. Noi siamo la gioia di Dio e questa gioia la dobbiamo vivere. Allora, facendo memoria del nostro battesimo, nella festa del battesimo di Gesù, siamo chiamati a essere gioiosi. E allora questo è il mio augurio, che nella memoria del proprio battesimo, all'inizio di questo nuovo anno, ognuno di noi viva in pienezza quest'anno nella gioia di essere amato, nella gioia di sentirsi dire: Tu sei il mio compiacimento, tu sei colui per cui io ho donato la mia vita. Auguri di buon anno e di buona memoria del nostro battesimo.